con Luca Clemenza. Ciao Luca, ben ritrovato. Perché hai segnato il tuo primo gol stagionale in maglia biancazzurra, però dal sorriso un po' timido immagino che non sei contento. Diciamo che sono contento a metà, dai, perché il gol è stata un'emozione grandissima sotto anche la nostra curva, quindi sarebbe stato ancora più bello se avessimo portato a casa i 3 punti. Sì. Cosa è mancato, Luca? È mancato, secondo me, di chiudere la partita e di andare sul 2-0. Quando una volta avevamo fatto l'1-0 dovevamo chiudere la partita e sapevamo che poi si sarebbe indirizzata verso un altro finale. Però diciamo che comunque siamo stati bravi a riprenderla e portare comunque a casa un punto. Ti chiedo una cosa, Luca. La settimana scorsa ci eravamo sentiti dopo Carrara e ho detto bella partita, però ti è mancata la concretezza. 60 secondi e hai messo subito a posto quelle critiche. Ora però deve dare continuità al Pescara perché si è concesso troppo alla Vispesaro. Soprattutto erano molto più aggressivi gli avversari. Assolutamente, loro sono venuti qua per fare la loro partita sotto l'aspetto dell'aggressività nel giocare sulle palle lunghe e noi provavamo a fare la partita, però loro erano molto chiusi. Diciamo che è stata una partita veramente difficile perché comunque loro appunto l'hanno messa sulla cattiveria. C'è stato il direttore Matteassi poco fa che ha diciamo, puntato l'indice sul gol annullato in apertura di secondo tempo a Dursi. Tu che eri in campo, che idea ti sei fatto? Non so se poi hai parlato con Dursi e De Marchi. C'è stato questo tocco di De Marchi del pallone? La sensazione che il gol era nettamente valido perché comunque sia il tocco di De Marti non c'è stato, comunque sia Dursi partiva da dietro, quindi non ho più pallida idea per come abbia annullato questo gol. È un punto che vi lascia l'amaro in bocca. Assolutamente sì, perché noi andiamo in campo per portare a casa i 3 punti e non riuscirci comunque non è il massimo sperato da noi. Massimo, se fai la domanda, ho io l'auricolare, chiaramente per questioni legate al rispetto delle norme Covid non posso dare l'auricolare a Luca Cremenza. Beh, io vorrei che insomma, lui ricordasse un po' questo gol che ha fatto perché è stato molto bello. Secondo me De Marchi lo ha ispirato magistralmente, ma anche il suo taglio, chapeau, insomma, è stato davvero un bellissimo gol. Se ci racconti l'azione del gol, De Marchi ti ha dato la direzione, tu però sei stato molto bravo a prendere spazio e a concludere. Sì, ho fatto un primo movimento, poi ho visto che la portava ancora, quindi ho fatto un secondo movimento a tagliare dietro il difensore, è stato bravissimo lui a darmela nello spazio, poi mi sono trovata tu per tu e ero in dubbio se fosse in fuorigioco o no, ma nel dubbio l'ho buttata dentro. Ti sei preso la maglia da titolare del Pescara e non vuoi lasciarla più. Queste sono le decisioni che spettano al mister. Io ogni volta che scendo in campo voglio dare tutto per la squadra e tutto per il Pescara.